Questa è la storia di un quadro rivoluzionario. Dichiarato pornografico per la rappresentazione del corpo femminile nudo e gravido e violentemente contestato fin dalla sua prima esposizione. Trafugato dai nazisti alcuni decenni dopo, scompare in un gigantesco incendio appiccato dalle SS. Proprio l'ultimo giorno di guerra. Oggi, questo straordinario dipinto, Medicina, riconosciuto come una delle opere più importanti di Gustav Klimt, sta per rinascere dalle ceneri. L'ultima impresa del pittore Claude Monet è una serie di enormi e maestose tele raffiguranti delle ninfee. Realizzati nel suo giardino, mentre le esplosioni della Prima Guerra Mondiale echeggiano in lontananza, questi dipinti rivoluzionari anticipano il futuro dell'arte nel XXI secolo. Purtroppo, nel 1958, un incendio al MoMA di New York danneggia tragicamente una di queste ninfee, lasciandoci con una tela completamente carbonizzata. Oggi, un team di esperti sta lavorando per riportare in vita questo importante quadro perduto. Alla fine del 1880, Vincent van Gogh è tormentato da una costante ossessione, il Giappone. Vuole dipingere come un artista giapponese, vivere come un monaco giapponese e lavorare circondato da un paesaggio giapponese. È nell'estate di quell'anno che Van Gogh realizza 4 straordinari dipinti di girasoli. 30 anni dopo, uno di questi dipinti viene acquistato da un collezionista giapponese, ma alla fine della Seconda Guerra Mondiale l'opera viene distrutta in un bombardamento americano. Oggi, in un esperimento mai tentato prima, un team di artisti di Madrid sta cercando di riportare in vita il capolavoro perduto di Van Gogh, vaso con 5 girasoli.